Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo diverse strade da percorrere. Adesso che abbiamo girato questa manovella, l'abbiamo cambiata perché quella che c'era si era rotta. E possiamo accedere alla zona della prigione, ma anche al deposito. Credo sia il deposito. No, l'arsenale ragazzi, l'arsenale. Non lo so. Questa parte l'abbiamo già vista la volta scorsa. C'è ancora qualcosina da vedere, però purtroppo alcune cose non possiamo ancora farle senza la chiave inglese o una tronchesi. Senza attrezzi, ragazzi, possiamo fare ben poco. Attenzione, lag tremendo. Stava caricando. Comunque, dai, andiamo qui. Ci visitiamo questo lato sprezzante del pericolo. La creatura è nei paraggi. Razzo segnalettico, ma lo lasciamo. Questa è chiusa. La benza, ragazzi, la prendiamo. Forse era anche meglio lasciarla, visto che mi sono già riempito l'inventario, praticamente. Mi sono fatto anche una Molotov. Perché con lo straccio e la bottiglia si può creare la Molotov, ragazzi. Magari potrebbe tornarci utile per allontanare la creatura. Oh cazzo! Vaffanculo! Porca puttana, ragazzi, non ho proprio visto il coso. Mi sono ferito? Sì, sto sanguinando, merda. Sto sanguinando, ragazzi. Ma io che faccio qua? Non posso fare niente. Questa è bloccata. Potrei sfondarla lanciando una granata o un blocco di qualcosa. Un mattone. Però mattoni qua non ce ne sono. Vedete, chiuso. Porca puttana. Niente. A meno che non troviamo qualche mattone in zona. Potrei... O lancio una granata, ma non ho neanche granate. Qui ci serve un codice che non abbiamo. Vabbè, torniamo indietro, salvo, deposito il carburante, ci visitiamo l'altra zona. Non sapendo dove devo andare, cosa devo fare, eccetera, è un problema. Perdo molto tempo prezioso, il carburante si consuma, rischio di rimanere al buio e questi sono cazzi.
Sono cazzi amari. Perché qui è tutto spento? Deposita, deposita. Questo lo combino. Mi curo, ragazzi, assolutamente. Sto sanguinando, quindi meglio curarsi. Ho depositato anche l'orologio per avere almeno uno slot in più libero, quindi anche perché alla fine tanto neanche lo guardo l'orologio, ragazzi. Se si consuma il carburante me ne accorgo anche senza guardare l'orologio. Comunque là, vabbè. Proviamo ad andare per di qua. Questa era la zona degli armadietti. Sì. Era la zona degli armadietti. Ok. C'è anche questa strada che conduce. Alloggi e sala comunicazioni. Dobbiamo sempre tenere gli occhi spalancati anche per le trappole. Ci sono questi cavi a terra. Allora, ricordiamoci che c'è una tanica qua, ma adesso non la prendo. Questa è chiusa. Attenzione, l'energia in questa parte della struttura è collegata. Chiudere l'alimentazione di una sezione significa disattivare automaticamente anche le relative sottosezioni. Gli interruttori possono essere spenti solo in circostanze straordinarie, ovvero quando lo dico io. E bulloni e mascalzoni saranno direttamente denunciati a Reinhard, capomastro Stafford. Ok. Allora, le porte con questa X, da quel che ho capito, vanno a rappresentare che dietro c'è una trappola, un qualcosa, però questa proprio non si apre. Eppure mi sembra di vedere un cavo, eh. Chiusa. Allora, qui c'è un mattone. Lo so, facciamo casino, ragazzi, ma dove ho visto la porta chiusa? Qui c'è la sicurezza. Zona sicurezza. Ho un proiettile. Aiuto. Guardate, guardate. Fuoco.
Fournier afferma che uno di noi ha ucciso Reinhardt, ma io ho visto il suo corpo, i suoi occhi non c'erano più strappati via dal cranio e la lingua era brandelli. Tutti odiavano Reinhardt, ma nessuno di noi avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. La guerra è brutale, ma è anonima e meccanica. Spariamo ai soldati lontani. Chiunque abbia fatto questo era vicino, intimo, sadico. Temo per la nostra incolumità. Altro mattone, ragazzi. I mattoni possono servirci per benda, per sfondare le porte di legno. Un codice 6831, ok. E... 9 di gennaio. Leggo io. La mia coscienza adesso mi obbliga come non è riuscita a obbligarmi prima. Devo fare qualcosa, anche se dovesse costarmi la vita. Devo fare qualcosa o non dormirò mai più. Devo fare qualcosa o rischio di accogliere l'inferno a braccia aperte come fosse un sollievo. Devo fare qualcosa. Vado. Perché si è spento tutto? È finita la benza? No, ma lo stavo sparando, ragazzi. Che figlio di troia, non avevo tutto il tempo di sparargli. È un casino, anche perché ogni volta per salvare i progressi dobbiamo tornare qui, ragazzi, quindi... Che cacchio fai? Vabbè, comunque là ci siamo andati. Torniamo dove eravamo prima. Vedete? C'è questa chiave. Perché non posso raccogliere, non posso usarla per svitare quei bulloni? I bulloni delle gratte. Ma che cazzo? Questo, vabbè, l'abbiamo già letto. Equipaggio alla pistola. Questo è chiuso. Attiva questo. Qui nei paraggi c'era un mattone, mi sembra. Eccolo là. Quindi... facciamo le cose con calma. Prendiamo questo mattone. Che lentezza però. Che è un mattone però. Questa è chiusa. E questa è chiusa. Oh merda.
Non gli ho fatto niente. Non è servito niente. Via. Certo, dopo domani. Queste porte sono tutte chiuse, vanno tutte sfondate in qualche modo. Gli interruttori di quest'area sono tutti collegati tra loro. Ah, bene. Allora, ripigliamo questo mattone. Facciamoci stanza per stanza, quelle che possiamo aprire sfondando. Ma poi, perché dobbiamo per forza usare un mattone? Ok, va bene, ci sta. Però potevamo anche usare le gambe, il piede, bel calcio e via. Via. Via, 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 via. Damos. Che cazzo, mi tocca fare così, ragazzi, altrimenti sta maledetta bestiaccia mi fa il culo ogni volta. Abbiamo anche questa porta da sfondare. Ah, ma il mattone si è sfasciato, però. Questo funzionerà? Questo pezzo? No, assolutamente no. Allora, le foto non le sto neanche più guardando. Qui abbiamo trovato questa, una mano mozzata, molto bene. Questa. Minatori. Questo l'avevamo letto. 9th of July, night. Sì. Quindi, cioè, non era neanche necessario sfondarla, quella, la seconda porta. Ragazzi. Io controllo dappertutto, non si sa mai. Cos'è questo? Una chiave? Ho trovato una chiave, ragazzi. Granata che non posso prendere. Ma non è che... Sì, grande. Ok, ok, ok. Stiamo facendo progressi, ragazzi. Stiamo facendo progressi. Sto andando a morire male, cazzo. Aspetta. Sì, ho lanciato... Dove sto andando? Vado qui. Bestiaccia del cazzo. Porca puttana.
No, non ho neanche più munizioni. Non ho più munizioni, ragazzi. Sì, abbiamo aperto quella porta con la chiave, ma... Ok, abbiamo ancora un bel po' di luce qui a disposizione. Si sta incazzando, eh? Si sta incazzando, ragazzi. No, sono vuoti i boss. Sì. E hai subito dei danni. Fai attenzione, sta lasciando dietro di te una scia di sangue che potrebbe attirare delle creature. Beh. Allora. Curiamoci. Allora, qui non siamo entrati. Ma ci mancavano anche i roditori brutti e cattivi. I ratti impestati. Allora, mia cara, ti ringrazio per il pacco. Sto conservando la cioccolata per un'occasione speciale e porto la foto sempre con me, vicino al mio cuore. Sono ormai settimane che non vengo inviato a combattere, ma un nuovo terrore si sta diffondendo per il bunker. L'altra notte mi sono svegliato io con i brividi. Ho sentito un gemito, un lamento, forse un ululato. Sono andato a indagare e mi sono ritrovato all'entrata delle gallerie romane. Il suono proveniva da lì, non ho osato accendere le luci. Poi dall'oscurità ho sentito un pesante scalpicciare in corsa verso di me e dalle ombre è sboccata una sagoma. Stavo per tirare fuori l'arma, pronto a sparare. Ma era Toussaint, come cacchio si chiama. Ma era coso. Anche lui era stato svegliato dagli stessi suoni. Ma a differenza mia, aveva trovato il coraggio di entrare nelle gallerie. Diceva di aver visto qualcosa lì dentro. Siamo rimasti immobili di fronte a quel varco, ascoltando. L'ululato si è fatto sempre più distante. E poi è svanito in un luogo che non oso immaginare. Forse stiamo impazzendo, o forse c'è davvero qualcosa lì sotto. Coso non ha voluto dirmi cosa ha visto. Ti prego, scrivimi presto, ti amo. Cazzo, io equipaggio la granata, ragazzi. Sta qua lo stronzo. Oh, non serve a niente, ragazzi. Aspetta, sono vivo. Che è successo? Che è successo? Cioè, mi ha attaccato, poi ha cambiato idea e se n'è andato. Vabbè, ma poi questa cacchio di torcia che... Madonna santa. Minchia!
Ho provato, ragazzi, a prendere la medaglietta, però che cacchio di roditori mi hanno divorato. Prendi la medaglietta, via, vattene a fanculo. Corri. Mi sto dissanguando, ma vabbè. Ho la creatura dietro, ma vabbè. Non viene. Madonna se mi sto dissanguando, ragazzi. Madonna se mi sto dissanguando. Ho preso una medaglietta. Servirà a qualcosa? No, di solito c'è un codice dietro. Vediamo. Allora, abbiamo questo codice 6831. Potrebbe aprire qualche armadietto, eh. Potrebbe aprire qualche. Perché sicuramente gli armadietti contengono cose importanti. Magari una tronchesi, una chiave inglese? O qualcos'altro? È possibile. Ma, tornando a noi, abbiamo raccolto la medaglietta e va bene così. Questa porta è ancora da sfondare. Se non troviamo un altro mattone, magari lancio una bombetta. E poi me la batto. Abbiamo aperto questa porta, no? Sì. Poi ci andiamo. Qua siamo passati. Qua non siamo ancora passati, ragazzi. Straccio. Razzo segnalettico. Bottiglia. Questa è chiusa. Ok, allora il razzo segnalettico forse potrebbe. Ma come ho subito dei danni? In che senso? Come cazzo ho subito dei danni? Madonna. Ero lì quando hanno tirato fuori il tuo amico Neuer dalle gallerie. Urlava da ore quando sono riuscite finalmente a localizzarlo. Cercava di urlare anche mentre era legato alla barella, ma dalla sua gola usciva fuori solo un orribile rantolo. Tutti gli ingegneri hanno visto qualcosa lì sotto, incluso me. Io e te dobbiamo parlare di quello che deve essere fatto. Dimmi solo quando. Allora, sto sanguinando. I ratti sono attratti chiaramente dall'odore del sangue. E guardate che bello il rattone che c'è qua. Bastardone, rattone. E Fabio è andato. Caos, pazzia. Eravamo nella mensa ed è comparso all'improvviso dalle tenebre alle spalle di
Borisondo. Ma Faber era lì, pronto, si è praticamente lanciato addosso a quella cosa e gli ha sparato, colpita in pieno. La cosa si è ritirata, eravamo convinti che fosse morta, ma poi neanche 10 minuti più tardi è tornata per lui, L'ho sentito urlare mentre veniva trascinato dentro le pareti. E ora sento che quella cosa si sta di nuovo muovendo, sempre più vicina. Adesso devo andare, o tutti noi patiremo il suo stesso destino. Senti, coso. Qui, ragazzi, ci devo tornare. Che cacchio è questo? Qui ragazzi ci devo tornare. Questa cosa di fare avanti e indietro è davvero una rottura di coglioni. Però cosa faccio? Continuo a esplorare rischiando di... Di perdere i progressi fatti. Lo so, stiamo facendo pochi progressi, però piano piano, dai. Pian pianino. Le stanze le visitiamo. Tanik, fortunatamente. Ma vaffanculo, ne stiamo recuperando, quindi ok. Oh, ma fin qua mi seguono sti cazzo di rati di merda. Vai, curati. Qui c'è ancora la tanica, lo straccio. Queste stanze le abbiamo viste. Spero di non essermi dimenticato niente. Perché poi... Ricaricando la partita, eccetera... vedete, qui non sono più tornato. Questa grotta, come potete vedere, è chiusa. Ci serve una chiave, un qualcosa. Qui c'è un mattone, ok. Questo l'avevamo letto, sì. E questi? Ah, bene. Cosa mi dovrebbe presentare? All'impianto elettrico. Là. Quale musichetta di sottofondo? Ok, sto sanguinando? È certo che sì. Guarda, senti, ricarica l'arma. Un proiettile, ammazza, adesso sì che sono sicuro. Qui, ragazzi, è pieno
pieno, strapieno di taniche di benzina. Cioè, sono saltato qua rischiando di fare una brutta fine per cosa? Per niente? Merda. Ce l'ho alle spalle, ragazzi. Ce l'ho attaccato al culo. Notte, non riesco a dormire. Qualcosa continua a grattare le pareti. Ho sentito tante volte errati, ovviamente. Ma stavolta è diverso. Non è il sottile aritmico graffiare di un roditore. È fisso, rumoroso. Cosa è andato già 4 volte a indagare sulla fonte del rumore, tornando ogni volta senza risposte, turbato. Gli uomini, se non abbiamo usato, più tardi qualcosa ha appena ululato, non era fuori dalla caserma, era qualcosa qui dentro insieme a noi di nuovo, ma le gallerie sono ancora sigillate. Sono ancora sigillate, a quanto pare non è bastato. Tutti i miei fratelli spariti, condannati alla corte marziale, e comunque non è bastato. Un demone, 16 luglio, un demone che viene dalle gallerie è qui tra noi. Ha ucciso Reynard, ucciderà tutti quanti, a meno che... Tizio, Caio e Coso e Nicolai l'ucciderò con le mie mani. Vabbè. Ah, ha ucciso tutti loro? Sì. E per questo non sono stato catturato. Era questo il mio scopo. Il mio revolver è carico, la mia forza di volontà è salda. Sì, e noi siamo morti. Aiuto. Allora, ragazzi, la situazione qua si complica. È parecchio. Questa è chiusa. Il problema è che qui mi perdo anche, nel senso che non ritrovo neanche più la strada di casa. Perdi qua.
Andatevene tutti a fanculo. Tutti a fanculo. Roditori, bestie, creature strane. E quant'altro. Salviamo di nuovo. Beh, io sto, ragazzi, io sto consumando benzina, carburante come se non ci fosse un domani. E non sto facendo progressi. Nel senso, sto esplorando. Sto esplorando le stanze, ma non sto trovando nulla di utile. Non sto trovando una sega. Ho trovato un codice, sì. 6831. Magari adesso possiamo anche andare a controllare per vedere cosa cacchio apre questo. Che palle, sti fottuti roditori di merda. Butta qua. Non ho neanche stracci. E va, andatevene a fanculo. Allora, preme 6831. Vediamo se c'è qualche armadietto che possiamo aprire. Questo. Mid-afternoon. 8 luglio, metà pomeriggio. A Jubert serve un ricognitore per stanotte. Un pattugliamento di routine andato e ritorno verso i cavi di comunicazione. Il pattugliamento più semplice che esista. Il sergente vorrebbe mandare me o Austin. Sospetta ancora che uno di noi abbia a che fare con gli ammutinati. Ma io non andrò. Come faccio, se è sicuro? Beh, Austin ha accettato di fare un banale gioco tra amici per determinare chi andrà in pattugliamento. Usando un vecchio trucchetto non c'è possibilità che io perda. No. Mi assicurerò che Austin non abbia speranze di vincere. Io, un imbroglione, è impossibile. Ma quando tornerà gli ricorderò di quella volta che ha pisciato nella mia fiaschetta. E beh, quelle volte mi sono fatto una risata. E adesso sarà lui a farsene una. 6 luglio, è quasi mezzanotte. Di nuovo bombardamenti lungo la linea di confine. Ci stanno attaccando. Spero che Austin si stia facendo una splendida passeggiata là fuori. Non vedo l'ora di dirgli quello che ho fatto. 9 luglio, orario sconosciuto. Deve essere quasi l'alba. Mi sono svegliato quando i bombardamenti sono cessati. Il silenzio improvviso fa sempre questo effetto. La branda di Austin è vuota. Sono uscito a cercarlo. Non era nella messa. Il dottor Jingski non lo aveva visto. E non stava neanche fumando una sigaretta da qualche parte. Dax era di pattuglia. Ho chiesto se lo aveva visto e mi ha risposto che non era tornato dal giro di ricognizione. Ha pronunciato le parole come se stesse annunciando la morte di Austin. I bombardamenti stanno ricominciando, meglio cercare di dormire un po'. Madonna. 9 luglio mattino. Sono passate ore e Austin non è ancora tornato. La fortuna non è stata dalla sua parte. E a quanto pare neanche la mia. Dalla mia. Ma cosa aveva in testa? È perduto per sempre. Ma non aveva il coraggio di scriverlo per paura che potesse avversarsi sul serio. Rimarrò in attesa nella mia branda fino al tramonto. Il prete continua a fissarmi come se potesse percepire questo peso invisibile che grava su di me. Non gli darò la soddisfazione di ascoltare la mia confessione. Non era nulla di che. Pensavo fosse uno scherzo, un semplice scherzo. Mai avrei pensato che, mai avrei pensato. Ed è qui che nasce il mio peccato. Ma scusate, tutto sto bordello per un'annotazione delle munizioni per un fucile a pompa che non ho. Io veramente non lo so. E a questo punto, ragazzi, niente, mi fermo qui, ci sono più di un'ora. Probabilmente anche con Italia il video sarà uscito discretamente lungo, ma continueremo ad esplorare questa zona qui al prossimo episodio, cercando di trovare qualcosa di utile, cercando di fare dei progressi effettivi, perché per il momento abbiamo soltanto sfondato porte, consumato carburante, consumato bende, ci siamo fatti divorare diverse volte dalla bestia, ho trovato un codice di merda, una chiave sì, però
alla fine non mi ha portato a nulla. Devo controllare meglio le stanze. A volte che mi sono dimenticato qualcosa. Per forza. E poi devo anche recuperare tutto il carburante. Vedi che sta finendo di nuovo. Sta finendo di nuovo, ragazzi. Tutte quelle taniche di carburante che ho trovato le devo recuperare. Devo fare avanti e indietro. Per forza, anche perché l'inventario è molto limitato. Comunque, dai. Ragazzi, che fanculo, rati di merda. Mi fermo qui con questo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.